buona la provola. Bella Madonna, la provola sciolta e sparmata su Corviknight. Punto esclamativo giveaway! Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Buonasera. Buonasera a tutti, belli e unti. Io se dicevo brutti era scontato, invece vi volevo sorprendere. Tanto ci sarà sicuramente qualcuno di voi che è unto, quindi... Buonasera. Ciao Provola, grazie all'abbonamento, amico mio. Ciao Jacques, Laserbeak, Pier Cristo, Palci, Dottun Gamer, Televisione, Trico, Lollo, Marco Ibra, Giangio. Non l'ha detto, mi ha fatto prendere un colpo. E Giangio, la prossima volta sarò un pochino più accorto. Tranquillo, va bene. Buonasera, buonasera Giano, buonasera signor Giano. Allora, rimandiamo abbonamento di Provola, se no non entra nel computo dei 100 abbonati che oggi faremo, ne sono certo, ne sono sicuro. Soraietta, buonasera a lei, buonasera. Trico. Video di oggi, ve l'avevo detto che vi avrebbe spiazzato, che vi avrebbe gasato. E Streaming Zimet 27. Ciao Katox! Buona Trico, dov'è sera? Trico dov'è? Beh, ok Katox. Adesso si dovrebbe alzare il volume della musica per far cagare addosso la chat, giusto? No, mi sembrano, cioè, degli scherzi da prete che non sono assolutamente... Non sono cose da questo canale. Ciao Pardo, è la prima volta che vengo in live. Non so... In quale accezione tu lo dica, Andre Lug? No, scherzo. Grande Andre, benvenuto. Ciao Gobax, Palcido. Scusate, ma è possibile giocare Trico in questa reggae? Allora, no, Palcido. Abbiamo fatto un video su YouTube incredibile, perché cioè è uno stranger. Abbiamo fatto uno stranger che funziona, peraltro. Quindi. Ho abbassato il volume in Predict. Maledizione, sono stato... Sono stato predictato. Allora, come state? Come state? Oggi vogliamo riprendere da dove abbiamo lasciato ieri. Con un Corviknight bello duro, sperando di salire. Ciao Bresaola, mi hai fatto venire a mente che ti devo rispondere su Telegram. Ho visto la notifica ieri sera mentre cucinavo, manca pochino, mi brucio. E poi non ho più visto. Mi devi perdonare Giangio,
Giangio regala 5 abbonamenti e pesca Simo, Emanuele Tucci, che un tempo se lo faceva da solo, ora invece c'ha le tagliole, le mani, e Evil Duck, anche lui c'ha le... T-Rex, poi ha preso Di Che Parliamo, che mi piace sempre, e anche Master, un altro T-Rex, benissimo. Giangio, 5 abbonamenti, un Jurassic Park. Buonasera, perdone, ieri ero a Livorno e dico forse ci siamo incontrati. Sono uscito di casa ieri, no? No. Sono uscito di casa ieri. Sono stato tutto il giorno dalle 9 alle 9.21, no? Qui. No. Ciao Atlas, 12, un anno insieme al GOAT. Grazie ragazzi. Ciao rega, buonasera Fesh, buonasera. Benvenuti. Che hai fatto al dentista? Controllino alle mascherine, cambio mascherine, limata ai denti. Fanno malissimo i denti infatti oggi. Gigianime, sera Pardo, c'è la prima volta che riesco a vedere una tua live. Io sono molto contento di questo, benvenuto, goditelo. Insomma, vedrai che al di là dei video su YouTube è un modo diverso, indubbiamente, di godersi il competitivo. Pardo del 21, la mia prima premier, consigli? Vai tranquillo, vai preparato, con delle sicurezze, ma senza poi farti dei problemi se le cose vanno male, perché è la tua prima, te lo puoi permettere di far cagare, quindi vai proprio tranquilla. Tranquillo, tra 2 mesi io mi opero al dente del giudizio. Malissimo, malissimo Lol, malissimo. Malissimo. Allora ragazzi, prima di cominciare, tanto che il treno va, aspettiamo che arrivino un po' tutti, che si colleghino, che le notifiche facciano il loro sporco e putrido lavoro. Attivate sempre, mi raccomando, le campanelline everywhere, YouTube, Twitch, dappertutto, così che le notifiche vi raggiungano e non vi danno pace fin quando non entrate in live. No, attivatele, scherzi a parte. Vi ricordo di fare punto esclamativo giveaway, perché vedo dal terminale personale di Instant Gaming che questo mese in pochi state facendo il punto esclamativo giveaway. Invece tentatelo, è un biglietto della lotteria che vi giocate tutti i mesi, che cazzo ve ne frega. Ciao Burdega, se vincete bene, se non vincete ci riprovate il mese dopo, tanto è gratis, e dalla mia parte si dice gratis meglio di un calcio nei coglioni. Quindi Albi Caveman 31, ciao Pardo, mi sono divertito tantissimo a vedere Trifo e mi fa molto piacere, mi fa molto veramente piacere. È il motivo per il quale si fa i video su YouTube, insomma, a darvi anche delle dei 20 minuti, mezz'oretta di divertimento che vi potete giocare quando volete. Ciao Pardo, secondo te Yatran troverà spazio in questa reg? Secondo me sì, Duga, però Yatran è uno di quei Pokémon che all'inizio non viene considerato e poi viene considerato, quindi secondo me, però comunque sì. Quindi punto esclamativo giveaway, stavo dicendo, fatelo tutti ragazzi, cioè vi viene il link, premete, indicate quale gioco vorreste vincere nel caso doveste essere iscritti e buona. Poi in maniera disinteressata, veramente, se avete intenzione di comprare digitale, fatelo tramite il link del giveaway, perché così almeno vedono che vi mandiamo voi. E poi seconda cosa, e poi ci cominciamo a mettere giù bene con la testa e cominciamo a distendere le ali del nostro corvo, tiriamo fuori questo uccello d'acciaio in Battlespot, signor Twitch. Svelo una promo di Level Up che ha del mentecattico, nel senso che vogliono andare a rovina. Level Up Heroes, ta-da! Ah, ve lo leggo insieme. Celebriamo la Heroes Week. Ci sono 8 nuovi shaker, ok? Inoltre c'è un'azione scalabile con la prima volta usato il codice sconto Pardini, meno 20% su tutto o 30% su tutto per carrelli di almeno 68, meno 40% per carrelli oltre i 98. Io li share e ve li faccio vedere, poi si comincia live. Perché oggi è arrivata... Capomino, vado in terra. Mi è arrivata sta po' di paccata. Sì. Mi sono arrivati, no, non vi dico quanti shaker. C'è quello gnucchico. Quindi mi vedrete praticamente tutte le live hanno uno shaker diverso.
Guardate qua che lavoro. Questo è più bello di tutto. Però vi dovete sbrigare perché va sold out. Questo è bellissimo. Guardate qua. Guardate qua. E questo bellino che pare un Ninetales. Ninetales non è Shiny Fox. Sono pieno di share. Quindi avete questa promo. Comunque sono le prime armi, i tuoi contenuti riguardo sono i migliori a mio avviso. Non mi spiego com'è possibile che tu non sia ancora arrivato a 100k. Dai un po'. Soraietta. Ci sta. Falcus, amico mio. Pardini spacciatore di Leblanc. Spacciatore, insomma, non mi sembra. Sì, spacciatore. Ciao Zakoz, grazie 23, grazie mille a Falcus, veramente che fa imperterrito il livello 2 giusto per voler contribuire, anche se non c'è nessun tipo di reward in più. Grazie mille. Ti piaceva Pintus quando faceva il criscetino? Ero occupato a guardare la Canalis e la Palmas. Detto questo, io direi di cominciare, perché voglio andare dritto. Beh, la salta ovviamente. Ciao Solid. Quindi l'avete capito? L'avete capito la promo level up? Scrivetemi in chat se l'avete capito. Oh, 3.22. 3.22. Hai detto dritto o trico? Tutte e due. No, questo è trico. Che sta a fare? Tosco Polacco, 5 abbonamenti. Tosco Polacco, lei è un eroe. Lei è veramente un eroe. Io non posso far altro che ringraziarla. Grazie mille, veramente. Siamo pronti, ragazzi? Grazie Tosco, grazie mille a tutti coloro che regalano anche 5 abbonamenti, 10, 1. Veramente, grazie mille, ragazzi. L'unione fa la forza. Grazie, grazie, grazie. Permettete a questo canale di potersi mantenere. Io vorrei addirittura stare sui 3.000 stabili. Però ora, vabbè, dobbiamo tenerci a gara di 2000, e anzi ne scadrà veramente tanti di abbonamenti prossimamente, perché a dicembre ci sono state delle ingenti sub bomb, insomma ricorderete anche Nico che ne regalò 150 in una sera. Quindi grande euforia ma anche grande depressione il mese dopo. Dove cacchio è un Type-C? È un Type-C. Ti ho il controller scarico. Buonasera Lele. Buonasera, è il tuo? Sì, è il tuo. Minchia, sei un cavo d'acciaio, sei. Plastica dura veramente come. Me l'amianto. Vai. Ce l'abbiamo. Gioca a cablati. Pronti a partire? Team di ieri, ma ti dico proprio di sì. Ti dico proprio di sì perché voglio salire. Ciao tracker, nessuno. Ma noi non abbiamo paura di nessuno. Jane. Allora. Cerchiamo di riprendere da dove ci siamo lasciati. Ciao David Sachs, grazie del 32. Si parte. È un po' difficile Oscar Pass perché ora un po' tutti i team hanno Sunny Day o Rain Dance. Quasi tutti, diciamo il 60% dei team. Manuale intendo. Madonna se mi fanno male i denti stasera. Il primo giorno di nuove mascherine è tragico.
siamo fuori, c'è il derby. E vabbè, oh. Non ci vedo niente di male se uno si può vedere il derby di Roma. Del resto molto più interessante vedere Mourinho che dà la colpa agli arbitri quando perde, no? Bella lead contro uno che era Gimbolt. Proprio il top. Ciao Cage, mi fa piacere. Qui lava. Partiamo con una bella predict. Subito. Pronti Vias. E con un bel drop, ovviamente. Inzi, scusate, Urshi è intimidito. Quindi Close Combat più Bleakwind lo reggo sicuro. Dovrebbe levarlo. L'unico che se la regge... Direi bene così. Direi benissimo così. L'unico è Rilla. Se però ha Rilla, avendo Corviknight... Ciao Lollo! Signori! No, non posso crederci! Io sono fortissimo! Mi sento imbattibile! Sbonk! Vado a Liverpool combo. Non so quando mi preparerò, ma mi devo preparare. Ho delle giornate tragiche. Night, non è notte, ma il cavaliere... Stai zitto, Edkin. Non baccare la minchia. Forrest, 12. Pidovio, Trico. Vabbè, ora. Uno è Uber, l'altro no. No, non reindirizza Cage.
se è questo quel che vuoi sapere. Lui si deve fare acqua jet sucker, capito? Perché se no ti prende saietta. Te rende conto. Te ne rendi conto. Lynch con Cempa accanto dovrebbe finire il lavoro. Lui si continua a fare sbigo per vita saietta. A me va pseudo bene ancora per un altro pochino. Ah! Ecco, questo non va bene. Qui dovevi venire giù. Qui mi dovevi venire giù. Questo l'abbiamo, Jane, l'abbiamo sbancato con quell'ai di Kugel sul Shifu e entra in Tei. Un bacio. Buona la prima. Se dovessimo perdere questa partita, saremmo comunque a 34 vittorie su 50, 68% di win rate. Se dovessimo vincere, saremmo a 35 su 50, quindi 70% di win rate. Ottimo. Ma qui siamo attenti perché lui ha tornato, usci, ma fa rigira. E anche Lando. Ok, quindi è un'altra partita proprio. Azarius, comunque ci tengo particolarmente, due ragazzi dello sportello che ieri mi hanno spiegato gentilmente i primi rudimenti e gli strumenti da usare per provare a vedere e buildare un team, anche se sono ancora in alto mare, che super servizio lo sportello, mi fa molto piacere, anche perché si meritano tutti i complimenti perché sono dei ragazzi veramente d'oro, proprio veramente d'oro. Grazie.
E vedrete in settimana nuova anche cosa vi lanciamo. Maurone. I know, Maurone. I know, Maurone. Lo sportello è un servizio che diamo agli abbonati nel server Discord. Ci sono dei ragazzi che fanno da tutor, che aiutano dalle 21.30 alle 23.30, tre giorni a settimana, per aiutarvi. E migliorarvi a 360 gradi, senza un programma fisso. Molto strano il suo Switch. Voleva prendere il fake out. Ciao Babu. Grazie del 22, grazie mille a tutti ragazzi. Anche solo per lo sportello dovreste salire a bordo. Droppa Corbinite, please. Boom! Con il crit anche, va giù. Hai messo una bella botta di culo perché ci togliamo il Tailwind Setter avversario, eh? Anche Cavaliere Corvino va bene. Accettiamo anche quello. Non l'ha presa bene. Amico mio, è un crit di clava. Cioè, se non sai andare oltre il crit di clava, io che te devo dire? Mister Schettino, facessi questi finali una cosa che non capisco nel match con un avversario. L'ho iniziato a stallare, visto che entrambi avevamo proprio bulky, ma i suoi non erano in grado di infliggere abbastanza danno per concludere. Alla fine dei 20 minuti di tempo ha dato la vittoria a me. La mia domanda è, sapresti dimmi perché ho vinto io e non lui? Ti chiedo scusa per il poema, non ho trovato una risposta online. Ma figurati Schettino, non ci mancherebbe. Ogni domanda è super lecita. Avevi più Pokémon rispetto a lui? Oppure se eravate in 1v1, perché i tuoi PS in rapporto ai PS massimi che potevi avere erano sufficienti, erano di più. Sì, lui voleva farmi fare fake out Ivy su Arcaldon e poi farmi body press, ma io non sono nato ieri. 35, quindi abbiamo un 70% di win rate. L'11. Ciao la Pash. Questo non è un coglione. Occhio. Posso lì da Dinsy, non voglio lì da Dinsy, non posso fare l'insio che pon qui. O gli metto subito un po' di pressione con Ogre ponlando, però se mi lì da Shenpao. Io l'insi.
mi rischio un doppio Sucker Punch Wogglepon, ma lì del resto non ho molte alternative se non questo 50-50 qua. Provo a sfruttare Shenpao per tirare una pigna su King Gambit, che secondo me se la terra, vediamo se terra Drago. Non è più scontato la terra Drago. Vabbè. Bravo lui. Crit brutto. Saremo comunque in una brutta situazione lo stesso. Saremo oggettivamente in una brutta situazione lo stesso, ragazzi. Diciamo che ora sono in range di Sucker. Finita. Ho voluto prendermi un rischio enorme e non ha pagato. Ho voluto prendermi un rischio enorme e non ha pagato. Cosa potevo fare di meglio? Portare Fluttermane. Letterare Flutter. Inzi non andava portato. Però Inzi non andava portato un paio di palle, ecco. Forse no, Inzi non andava portato. Che lui con Sucker mi dovrebbe fare doppia. Cioè mi dovrebbe fare la kill su doppio hit su Lando killare. Situazione non killa. E lui ha più uno. Non mi killa neanche questo, a meno che non sia Black Glasses. Vediamo. Ok, Black Glasses. Dovevamo rischiare però magari un roll qualcosa, perché se lui viene... La nostra Wincon era reggere, Flare Blitzburn. Questo un partito sarebbe bello fare a lista aperta. Mi sono voluto rischiare la Terra Drago. GG al nostro avversario. Niente di male. Prima partita che si perde. 11. Ambu, non è possibile che mi arrivi adesso la notifica. Amico mio, che ti devo dire? Ci sta. Ciao, cugnete. Ah, non ti preoccupare. Ogni tanto dobbiamo perdere. Ultimamente è raro. MTB, lì è finita. È finita l'unica, è reggere, air power, flate, beast, burn. E poi... Lì è finita, è stato più bravo di me. Io ho voluto... esagerare, quando in realtà era palese facesse Terra Drago, eh? Errore mio. Il crit su Corviknight ha pesato, ma non troppo, nel senso che comunque ero già fortemente in svantaggio proprio a livello di... Ecco, questa se la portiamo a casa è oro.
Allora, quel Wimps è a Sunny Day. Siamo tutti d'accordo, vero? Inditi con le palle, ragazzi, sì. Ciao, mezza! Questa... Harry Maguire! Non la vedo bene. Non la vedo bene. È fondamentale questo. Si vede un crittino, amico mio. Lo sapevo. Giovane amico. Giovane amico. Ti giochi ste mosse di merda. Bello sto effetto grafico. Vabbè, io mi sto accanendo su lui, è una trade che mi posso prendere. Mi si libera la possibilità di entrare in Incineroar, perché se no lo potenzio di Guardog. Clear Amulet, sicuro, dai. No. Domani si finisce il DLC in live, ragazzi, tanto ci vorrà 2 ore. Era buio. Non mi dire che si fa tipo Self Moonblast VP. No. Ok. Niente Sunny Day, eh. Io non ho fatto fake out perché ha un indie nel team. Mi pare il caso. Crittone. Il crittone. Che taglia la testa, o meglio, ruota la testa al toro.
Mamma mia, Boulder, che frode. È vero, è una frode. Allora, Indidium ce l'avrà, perché che fa Indidi Whimsicott? Sta a vedere. Invece. Ovviamente non potevamo che prendere un crit in modo da riaprire una partita vinta. Lui è Specs, ragazzi, eh. Modis 252, però Regger Semolino, grazie Ogerpon. Raga, se non fosse morto perdevamo probabilmente. No, perdevamo no, perché comunque entrava Inzi. Lui è loccato, lui è Specs. Non esiste quel danno lì su Ogerpon a più una vita speciale. Ciao Paco, grazie del quarto, grazie mille ragazzi. Come è andata finora? Siamo 2 vittorie e 1 sconfitta. Quindi direi bene. Noi Whimsicott non lo possiamo toccare perché Saetta sotto campo non parte e Drago Pulsar non effetto, quindi... Tanto si fa ste cosine. Lui ha -1 d'attacco speciale, noi ha +1 di fiera speciale. Fatemi mettere bene a fuoco i PS che avremo a fine di questo turno. Potremmo addirittura reggercela, vi dico la verità. Però faccio suono qui. Calma niente. Buon. Pardo, sei bello come una partita del Milan vista a bordo campo. Maurone, quanto ci siamo divertiti. So che suona strano, ma un Bastion con avanzi bot per essere un defensive press e protect. Air power, GG. Devi terrarlo sempre. E allora ti giochi un Iron Defensor migliore, no? Lo ricordi Betsy Bastion nell'anime? No, Edkin. Vediamo che voglio scendere. Asuka. A Cosimo, ragazzi. No, scherzo. Individuo. Siamo attenti a Asuka. Asuka Tano. Questa non l'ha data vinta? Sì, forse la giorno dopo. Mio cugino trattalo bene. Fava. Se mi fa Psy Spam non è delizioso però, eh. Il corvo paradossalmente può non essere male come check di Ursaluna. O se fa Psy Spam. Ops, ho sbagliato.
il mixer. Vedi, tanto questo sanno fa. I ragazzi. Ciao Marcus. Grazie mille. Ma te non... il perché ti sei abbonato non penso conti. Grazie davvero, 34esimo. Under construction, Micnot. Lui fa trick room. Vabbè. Bonk più knock off. Rimarrà 45. Crit. No, mi dimentico sempre che buio su bug è normalmente efficace. E non resistito. Mi dimentico sempre. Peraltro gli abbiamo tolto l'acqua magica. Godino. Godino. Non so se farlo morire. O entrare di raging e cominciare a fare Hull Mind. Che forse mi sembra la cosa migliore, vi dico la verità. Ciao Pierdid, grazie al 22. Grazie, caso lavoro non riesco più a seguire live, ma si può... Caso lavoro non riesco più a seguire live, ma se si può, la sub al Pardo non si nega. Grazie Pierdid. Grazie ragazzi. E allora, tutta sta fatica per morire di autodifesa? Fammi capire. E dai. E dai, come dice. Calma, Mende. Ciao, Moscone. E lui farà ancora il ping end sta roba per recuperare, però non è che recuperi granché, amico, eh. Chi glielo dice? Chi glielo dice? Chi lo avvisa? Chi lo avvisa che muore? Raging Bolt si piscia su una gamba. E questo gli permette di aumentarsi attacco speciale e difesa speciale. Facciamo attenzione. Trick Room 2 probabilmente. O faccio Protect Bull Cup. Larcy, my friend Larcy. You have to know guys that Larcy and I think we met each other just one time, yeah? But we are friends.
It's the good part of this game. Yeah, one time, I remember. Quella! Potremmo anche venire giù. Bravo. Well played. Ha avuto los huevos. Ah, però sei orb. Nato da un cane. Vabbè. Orb sarà normal il ping end, raga. Ci sta. Ora però ne fare ping ender power. Tuni campo è quello che sto. Io vi dico la verità, tenderei a boncargli lui. Guarda, nessuno voleva fare niente di diverso. Questa più uno, Voltswitch capo de ferro, Voltswitch Iron Head lì. La scarpa, per me c'ho i item. Ho questa impressitudine. O specs, certo. Io posso fare anche una doppia volta per vedere su cosa si locca, per bruciare la Protect Ursaluna, che dovrebbe a mio giudizio fare, perché se prende saetta più uno muore, o comunque va molto in range di morire. Inverte. Non è specs. Comunque GG. Bella, l'abbiamo giocata bene. Abbiamo scherzato con Araquanid. Scarf, scarf, che ti fanno danni a scarf. Fosse stato specs, ok, il più uno di vita speciale, ma ci avrebbe fatto di più. È comunque una mossa da 70, super efficace. Bene, bene, bene. Quindi ora abbiamo due partite da dover aggiornare. Quella di prima è questa. Cambiamo a musica. Carichiamolo. Io Corviknight, lui Alathias. È una differenza significativa.
Ciao Nico. È presto ancora, è presto. Ciao Mike Zoom, grazie il quarto. No, Jack, non esiste. Così, vabbè. Paura di fake out, ok. Ci sta. Allora, io potrei clavare. Mi fa un glitch però non godo, eh. O dialando dentro Latios. Sass. Furia tonante. Quartetto l'ha preso lui. Io sono in enorme difficoltà ora. Non so se lui ha fulmine o meno. Perché questo Cormier, se lui non ha fulmine, ma quell'altra me la gioco. Cioè, se c'ha solo Thundercap, cioè c'ha il suo stesso nostro set. Se fa fulmine, io forfetto. Raga, va per la maggiore, come dice anche Chalice, certo, il nostro set, quindi... Non c'è mai verso di fare una partita. Non c'è mai verso di fare una partita che non sia sciupata. Una bella partita che non sia sciupata da. Niente, finita, perfetto.
Peccato, però, raga. A me piace di più il suo set, badate bene, perché secondo me è migliore, quindi non è una critica, però va per la maggiore Calmine, Dragon Pool, Thunder Club, Protect. Sarebbe veramente molto più bello giocarsi un bel Battle Spot Best of 3 lista aperta, che bellezza che sarebbe. Lui ora ha ovviamente tutto il momentum. Io ho perso Corviknight, che è... Infatti quando vi dicevo c'è un'enorme differenza, lui ha un Pokémon come Latias, che è un recipiente di Landorus. Io ho Corviknight, però se lui ha Fulmine vince lui. Ma vince sempre lui. Prima arriverà Air Power. Che devo fare, raga? Provo a fare salti immortali, ma Ice Beam, Air Power, mi va via la Tailwind. Partita finita, chiusa, proprio chiave buttata. In che senso recipiente? Nel senso che è un Pokémon che levita, quindi non prende Air Power, e ha una enorme difesa speciale e regge bene Sludge Bomb, e quindi lui sereno proprio. Ciao Mecha, grazie del Prime. Questo, che danno che cazzo prende. Momento in coda finito, lui l'ha messo dopo, io ora anche se proteggo è più veloce, partita è strafinita, ragazzi. Ve l'ho detto, lì per lì, senza voler... Io devo portare Corviknight, devo, lui c'ha Fulmine, cioè non sapendolo, bom. Va bene, va bene, va bene, non recrimino, comunque l'ho dato neanche male, era giusta, in un'ottica di solo Thunderclap giocabile. Che devo fare? Allora, Entei più spam nuovamente. Allora, lui è buono perché è una buona apertura contro tante cose. Parto direttamente di Inci. Inci, Furia, Corvi. Inci, Furia, Corvi. Figuriamoci. Allora, potrebbe avere una Tera super efficace, che ne so, Tera Acqua, Tera Blast, il Ping End. Non sembra abbia Tera. Ok, dovrebbe essere più veloce di noi. Sì, vabbè, Fault Blast, raga, lanciamo questo. Round Didi? Oppure è più lento? È più lento. Eccolo lì. Ecco, lista aperta. Faccio On Leech Knockoff.
Non ha fatto Helping Hand, però. Sì, fa trick. Non si regge senza Helping Hand, topo. Ciao Dart, grazie del ride, benvenuto. Vabbè. Ok, giovane. D'accordo con te, cugnete, però... La sua strategia è mettere Trico e poi levarlo. Mi stai dicendo questo? Sì, sarà Ushifu stralento, ovviamente. No, non è confuso, View. A me vince lui. Perché qui il Helping Hand Wicked sono le classiche puttanate di questi team qui. B. Cal. I team con Nvidia di Sayusa sono quelli più pericolosi. Faccio Roost perché lui mi dovrebbe fare Wicked nella slot di Corviknight, che con questi PS muore. Invece di Trespolo reggo, perché lui tanto è CB. Esatto, e lui muore di Rocky. E ha un positioning migliore. Allora. Perché? Ma.
non capisco. Ammetto di non capire. Chi ha davvero un Fugio Falcus? Sì. Perché monito su Indidi? Perché se lui leva Indidi per riciclare il campo si prende monito capo di minchia. Capo di monte lì. Cazzo di danno è? Ah, perché ha missato di star rapido prima? Non ci voglio credere. Infatti io qui faccio saetta. -124 -78. Ci fa 78. Si perde contro questo. Per una cosa casualistica, perché lui non ci ha minimamente pensato. Che poi io lo dovevo anche battenzare un po' come CB, capì? Che palle. Dobbiamo reggere. Dobbiamo categoricamente reggere. Rollerà alto. Ma guarda te. Buono. Crit. Era corpetto. Infatti che ora mi fa extreme speed. Il lurido bastardo. Allora, ragioniamo insieme. Questo è un crit. Io non lo tiro giù mai nella vita. Con altre due privazioni. Never in the life. Quindi l'unica è fare monito. Perché lui non può essere intimidito, ma il monito lo piglia. Provare a reggere extra rapido è già un'opzione. È un monito comunque che ci fa reggere uno stomping su Insi, quindi alla fine. Si muore lo stesso, su Raging Bolt, ragazzi. Si muore lo stesso, secondo me. Quindi sentiamo la doppia. E privazione again. E Jimbot va in culo. No, lui è petino. È petino lui. GG. No, no, no. Mamma mia, cosa si stava per perdere? Contro chi si stava per perdere? Punto esclamativo giveaway. Punto esclamativo giveaway. Vinci un gioco gratis su Instant Gaming. Voglio vedere una masnada di giveaway in chat, ragazzi. Una masnada. Una plenitudine di giveaway. Oh, per partecipare al giveaway non basta fare punto esclamativo giveaway, deve venire un link, lo dovete cliccare, chiaramente. Non uscite dalla live, ma insomma.
122. Allora. Sì, qui Trinchi abbiamo un cuoco. Chef stellato qui, eh. Qui abbiamo uno chef stellato. Questa io non so cosa raccontarvi, ragazzi. Però va vinta, sì che... Mettiamoci la testa. Zapdos impara upper hand? Non lo so. Ma sai chi lo impara upper hand, Quincy? Ciao, Zaid! Bene, sono un po' stanco. Poi sto avendo dei problemi in questi giorni. Trico, esatto. Grazie Allox, complimenti vanno all'Opa, all'Opalco. A me raramente mi vedete fa doppia protect. Raramente me lo potete fare. Però un ragazzo in chat mi ha acceso una lampadina. Tutto esplode. Come? Ero lì che me lo annusavo anch'io. Devo dire un'ottima terra questa. Grazie mio zio. Vabbè, lui l'ha vista così. Amore, bocca al lupo. Oh, strong, turno infrasettimanale, eh? Anch'io sono stanco, amore. Dai, che ti vengo a vedere, dai, finisco. Sì. Vabbè, vengo, scuse. Ma ti pare, non posso non venirti a vedere. Preferisco vedere te piuttosto che Milan di Pioli, amore. Ma io non c'ho voglia di vedere Milan di Pioli. Vabbè. Bella partita.
97. Caro amico in chat che hai scritto, secondo me questo esplode. Questa partita l'hai vinta tu. Bravo. Grazie. Raga, siamo a 29 di 100. Mi permetterete una breve call to action e ricordarvi che abbiamo bisogno dei vostri abbonamenti per non comprare una villa al mare, bensì dare là a molti progetti, e vi convinceremo probabilmente settimana nuova con un altro annuncio, oltre a sportelli, attività, casting, eccetera, eccetera. Insomma, vedrete. E soprattutto siate, questo se posso permettermi, poi ovviamente ognuno decide individualmente con la propria testolina e dà l'abbonamento a chi cazzo vuole, e ci mancherebbe altro. Date continuativi se potete, se volete, perché sennò è inutile andare a, come dire, guadagnare un abbonamento in più se poi perdiamo, no, quelli che sono i nostri storici abbonati. Ciao Underlug, quanto stai ancora in live? Ancora un'ora? Sì, sì, un'ora abbondante. Verstappen, perfetto. Max Verstappen. Cassi, che fai Cassi, che fai? Hardcore Cassi, 10 abbonamenti regalati. Io intendevo Prime livello 1, ecco. Tuo avversario arriva prima, di sicuro, ma ci arriva anche velocemente. Il problema è quello. Tototoro. Che coglioni. Grazie Cassi per i 10. Grazie, grazie, grazie. Quasi Ape Train, peraltro. Tototoro. Max Verstappen. Allora, io non trovo questi team. Tendo a fare questa roba qui. Poi dobbiamo decidere se Flutter o Flutter. Bene, mettiamo Flutter. Siamo Flutter. Lollo 5. Io raga intendevo Prime livello 1. Insomma, dire, tipo Matt o Burdega lì, non è che si abbonano, no, non regalati. Cioè, per carità, ma non me ne anche quelli, però grazie raga, grazie, grazie. Partiamo. Non vedo uno spot migliore per far entrare il nostro amato Corbinet. Certo, hai partita livello 3. Posto. Allora, mi fanno male i denti in una maniera spaziale. Bene, così. Quella. Peccato. Ma i dentini, esatto, mio. Non si mette anche di lava. Grande Giova Master. Va bene, Neon, procede bene. Ok, era più corretto farlo ovviamente di là, perché ti saresti preso una clava, però mi rendo conto che sia difficile riuscire a capirlo. Questo è un crit? No. Non so se cagargli un gran fisico. Lui è a meno 2, io sono a più 1 di difesa.
Molto Zaid, secondo me molto. Levo Ogerpon. Io secondo me lui dovrebbe levare Inzi, buttare Shempowerton e l'Extreme Speed lì. Nella slot di Ogerpon. E allora mi riposiziono. Oltraggio. Poteva andare nella slot di Flutter? No. Poteva, ma non c'è andato. Ritrespolo. A questo punto mi gioco il Dazzling. Non so, neanche con la spread che ho. Buono. Mamma mia, come lo abbiamo ammarippato. Pop, 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 pop. Dalla disperazione. Bella, avete giocata bene, eh. Gazzo il treno. Non avete caricato il treno. Pokémon di Galar. Vediamo, Cassi. Siamo caldi. Siamo molto caldi. Lo 50 è difficile. Hari! Tomagro Hill! Grandissimo! Oh, finalmente su questo canale qualcuno... qualcuno che fa Top Cut. Con un team assolutamente veramente cancerogeno, maledetto lui. Io non so quei topini come sono, ragazzi. Flutter Corby mi fa in tail lead, partita finita. Potrebbe, secondo me, difficile. Proviamo. Ari, ti chiedo solo una cosa. Non mi best of one-are, per favore. Va bene?
Ok, vediamo cosa. La peggiore che potessi prendere. Perché si regge tutto. La peggiore. Raga, lista chiusa. Che devo fare? Dai. Crit. Lui sarà avanzi. O citrus. E infatti è citrus. Best of one out, bro. Che bello. Dai, Ari, basta. Ma gioca un team normale. Madonna, accidenti. Ma vai a cagare. Vai, anche fascino abbiamo, le abbiamo tutte, le abbiamo. Crit. Ehi, vado più vicino. Veramente. Vabbè, finita, forfait. Che palle, eravamo 77esimi, bisogna trovare Ari. E va benissimo trovare quelli forti. Mi piace trovare quelli forti. Però, cazzo, Ari, ma giocami una roba normale. Sei un gran giocatore. Non mi giocare questi troiai. Si starà divertendo. Bel team quello dell'oppo, sì. Meraviglioso. Fantastico proprio. Queste sono proprio partite jolly. Ecco perché vi dicevo, oh, top 50 stasera. Calma, perché tanto si trova poi le puttanate. Ciao Mara. Mara, Mara, Mara. Ciao Mara. È Groville, man. Risiamo 110, tra vedi, 120. Dio per bene, maledetti. Penso c'è uscifu, lui non c'è uscifu. No, non tenia uscifu, lui. L'uomo prosciutto. Lui è l'uomo prosciutto. Spalla proprio. Ciao Brizio, grazie del 32. C'ho un'ansia sti giorni, ragazzi. C'ho un'ansia sti giorni.
per finire questi lavori a casa. C'ho un'ansia. Hai Dragonite verde, vai punito. De ansia forza, perché quando c'hai da rincorrere muratore, elettricista, cose, favellato, sbagliano. Poi roba condominiale anche, no? Quindi fa danni a quel... Cioè, vi posso garantire, insegui il fornitore, quello doveva venire giovedì, quello è giovedì, può venire, ma se lui può venire giovedì allora io non vengo, la vengo lunedì no, perché c'è quell'altro lavoro del garage, sto anche facendo... Credetemi, figlioli, in più tutto da intrecciare, siccome i pannelli solari mi devono fare anche l'allaccio, la corrente elettrica da dover staccare o non staccare, e io c'ho da fare le live, da fare video, quindi devo anche cercare in casa, sono proprio... c'ho l'ansia, c'ho proprio l'ansia. Spero fra qualche giorno aver finito. Cose di quotidiana... quotidianità. Però, de... c'ho fatica, ragazzi. Aghetto. Sacrifichiamo Cincineror! Mi serve una seconda intimidazione su Cianpaolo. Grazie Brizio, ora sono contento per te, per il cappellino di Prezzemolo. Prezzemolo! Dai, si ho il crash crit e s'abbracciamo. O flinch. Sì, sì. Mi fa di vedetti. Fossi lui leverei a Cianpaolo, però... Sapete che io faccio? Bruciapelo su Dragonite. Fish Miner Focus. Sì. Lo so. Grazie. Lo faccio per fargli quel 3% che... No, 3 no. Insomma, un 10 che forse mi muore da Brave Bird. Perché lui, secondo me, ora Cianpaolo leva. E come leva Cianpaolo... io perdo il KO, quindi glielo faccio apposta. Proprio per fargli danno. Forse, ma... vediamo, vediamo. No, non mi basta. Non mi basta comunque. Vedi, l'ho detto. Io dico che lui leva Urshi e butta Cianpaolo per farmi Stream Speed su Raging Bolt.
cazzo ti pigli saresti a morire. Inoltre puoi fare il dannone, perché te sei un ragazzone, sei. Allora, lui ce lo leviamo comunque dalle palle, perché se no, ragazzi, ci fa troppi danni, ci massacra tutti. E noi ci fa il calmino mentale. Al solito, ci si piscia su una gamba. Gorilla Boom. È un regalo questo. Fica auto porticaccio non è che lo gradisca proprio, però non posso fare molto. Dobbiamo decidere se tirare balde a luce e tirare giurilla. Pam! Se mettere vento in coda e farlo dopo. E nel mentre tentare un saettone a più. Anche perché secondo me Iron's Power abbiamo la possibilità di reggercelo. No, c'è Cempao. Ciao Cazzaro, grazie al 20. Cempao qui molto probabilmente non se lo prende, la saetta. Però... Regin Bolt, come potete vedere, non ha fatto una kill, ma strategicamente ha fatto redirection. Noi dobbiamo ancora atterrare. Ago difesa. Non mi voglio certo prendere Classic Life più Sucker. Lui continua nel suo pattern. Salutiamo Rilla. Pione in attacco, c'è un Pau di là. Ottimo attacco di Corbinet. Si ricostituisce la Sash. La Scarf. Molti girano Scarf.
Sapete perché io non ho ancora terato? Perché mi immaginavo che ci sarebbe potuta tornare utile. Potrebbe essere anche Scarf lui, eh? Allora, se è Scarf, generalmente ha meno firepower. Comunque noi siamo a più uno di piedi, si regge, poi si fa Brave Bird. Se non è Scarf, protegge e fa Surging poi dopo. Ma tanto potrebbe anche farlo adesso, pazzo. Io i calcoli non li sbaglio, ragazzi. Difficile. Intanto qui ci prendiamo anche grassi terra. GG. Riprendiamo il cammino, rientriamo in top 100. E anche il prosciutto sugli occhi ce lo siamo tolti. Mi aspettavo un crittino chirurgico, ti dico la verità, anch'io. Grazie Vons per i 5 regalati, grazie, grazie, grazie. Gamefire, Orz, Atei, Chris. Ciao Mazu, entrate nel gruppo. Telegrammo, Discordo. Sì, Blackjack, ma se lui avesse fatto Protect e poi dopo avesse fatto Close Combat Crit sarei stato fottuto. Era comunque una giocata anche quella. Ah, raga, sto facendo su Instagram una campagna per GameStop per il pre-order di Suicide Squad. Spara tutto, no? Quello di Rocksteady, che finalmente esce il 2 febbraio. L'hanno fatto. Se siete interessati, io vi lascio il link, che ovviamente non l'ha preso. 37. Se magari lo volete prendere di lì. 37. Ve lo metto nel gruppo iscritti a fine live, va? 37, concentriamoci. Ma se tu fossi morto di Recall, chi avrebbe preso la win? Io la fascia. Perché Recall viene dopo, quindi va al tappeto prima lui. Info, info Kazuma, info, info Kazuma.
io fake outerei lui. Tratto lui si è autointimidito. Io quindi godo. Tutti fenomeni, raga. Cioè, qui noi Terra Clava Juinci. Terra Clava Juinci. Vabbè. Ulsa Luna, dai. Ma dai. Ma non mi dire. Vorrei facessi il power. Sto a setterare e buttare via la terra. Se lui mi fa terra normal e mi spacca Blood Moon in capo, è inutile fa terra water. Poi c'è Parigiaf che fa il ping end, quindi siamo calmi. La terra è inutile, la Inzi. Mi tengo il più una difesa speciale solo che è vuote. Crit. Porco. Se non è orb, ha stracontato. E ha contato anche se orb. Che cazzo, veramente. Un culo. Ed Incineror. Ah, tu sì che sai come non sfruttare la Trick Room. Non è comunque rosea, purtroppo. Spora,
io non ho molti Pokémon da portare. Cioè, posso provare a lidare Furia Tonante e far Calm Mind. Però poi, sì, penso che sia quella la win condition nostra. Puoi fare Terra Erba. Sì, l'unica è massimizzare la resilienza, difesa speciale di Furia Tonante. Però poi faccio Terra Erba e per non prendere il power prendo comunque delle gran belle Luna Rossa nei denti. Mi prendo Flare Blitz anche. Salutiamo anche Ogerpond. Cioè lui non è un fenomeno, ragazzi. È che di me, perché sta facendo le mosse. Però di matchup, come potete vedere, non è il top la situazione. Ora io rientro di Insilando, lui fa Farigia Spore. Ok. Ciao Simon! Grande mio Simone. Simo, quanto siamo stressati sti giorni, diglielo ragazzi. Se noi poi la Terra di Inzi sta buttata via. Però è lui quel turno a meno uno. È uno che non è molto avvezzo al calcolo del danno. È Orb. È il Ping Ender Power su Inzi. E me lo tira giù. Me lo tira giù. Via Ursa, dentro Farigia Spora, GG. Io ci sto provando, raga, eh. Ci servirebbe un One Tool Wake Up, vi dico la verità. Io ci sto provando. È anche arrivato. E che ora? Ce lo rimetto a letto. Va a letto. Cosa sta facendo lui? Vuole fare entrare Ursa Luna. Ok. Ma lui lo... Che fa? Psy... Che sta facendo? Psychic Blood Moon? Poi dopo farà Psychic Blood Moon? No, no, questo è perché vuole il Free Switch, ok. Ora fa Psychic su Land. Oh, io glielo scoppio, lui. O è il Ping End e Hyper Voice che poi passa a sub, certo. C'è anche questa opzione qui. Però rischia che Inzi se la regga. È un rischio. Però vabbè, Terra Normal, Life Orb, Ping End.
Poi siamo parecchio shippati. È una giocata buona. Ciao Xander, grazie del regalino. Grazie veramente, Xander. Dai Inci, facci sto regalo inaspettato. Me lo calcolate per favore. Aiutatemi a migliorarmi ancora meglio, ancora di più nel calcolo del danno. Perché Protect con il sostituto? Perché Hyper Voice bypass la mossa di suono. Me lo calcolate? 143-200. Quanto avevamo? 180. Attenzione, entra la doppia. No, non torna Ed. Niente tripla. Questo è single target. Vabbè, contro Trick Room a lista chiusa si sa. Va bene ragazzi, io sono stanco morto. Mi perdonate, ma settimana nuova, poi vi si fa l'annuncio, capirete anche perché. Ci lasciamo comunque in top 100. Quindi va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Domani poi ci sarebbe anche l'epilogo, il prologo lì. Voglio fare una sorpresa, voglio andare a vedere giocare Francesca. Vediamo domani. Domani è che è disponibile l'epilogo? Non lo so, penso mattina. Non lo so. Un bacione! Scappo ragazzi. Vi voglio tanto bene.